Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con la Domenica Medievale targata parentesi storiche. Con oggi vorrei innanzitutto iniziare ringraziandovi per il riscontro che avete voluto dedicare all'ultima puntata di questo format, vale a dire occasione in cui ho tentato di descrivere a sommi capi le caratteristiche nonché le problematiche storiografiche tipiche dei Longobardi, di questo popolo di guerrieri, di bruti, di gente violenta che aveva anche dei difetti, ma che soprattutto è stato considerato ingiustamente e anche a lungo figlio di un dio minore da una certa anche da buona parte della storiografia nazionale. Ora, senza voler dilungarmi ulteriormente, non so se avete avuto occasione di buttare un occhio o comunque di notare che all'interno dei nostri spazi web, vale a dire sito internet nonché la pagina Facebook adesso connesso, abbiamo comunque avuto modo di continuare questo filone, vale a dire l'analisi appunto di alcune caratteristiche tipiche peculiari del regno dei Longobardi. Sto alludendo in fattispecie all'articolo ultimamente pubblicato appunto sul nostro sito internet, nonché a firma della nostra Jessica Romiti, in cui si è appunto la Jessica si è focalizzata sull'analisi del lunghissimo regno appunto di Liutprando, vale a dire di questa figura, di questo monarca, durante il cui regno si è registrato sotto moltissimi aspetti l'acme del dominio dell'entità statuale longobarda in Italia. Ed è appunto da questo aspetto qui che inizio oggi la mia narrazione odierna, perché se ci pensate bene, il regno di Liutprando presenta alcuni aspetti abbastanza interessanti, vale a dire una volta terminata nel 744, ecco, il regno longobardo durò 32 anni, cioè praticamente un nulla, soprattutto se rapportato lungo il millennio medievale. Nel 776, infatti, il regno dei Longobardi termina la sua esistenza come entità autonoma per il semplice fatto che comunque la corona viene assunta da chi? Da Carlo Magno, che nel 776 viene, o meglio, conquista appunto buona parte del centro-nord Italia, chiamato, come sappiamo un po' tutti, dai pontefici che vedevano con un certo preoccupazione, nonché fastidio, la preeminenza sempre più crescente appunto dell'autorità longobarda sulla penisola. Ora, facciamo un saltino cronologicamente più avanti, vale a dire portiamoci virtualmente in quella storica notte del 25 dicembre dell'800, vale a dire giornata, serata, celebrazione, in cui appunto Carlo, dal re dei Franchi e dei Longobardi, diventa imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, ok, lo sappiamo tutti. Tuttavia, questa incoronazione qua comporta alcune problematiche da un punto di vista culturale. Infatti, negli orizzonti culturali dell'epoca, la figura dell'imperatore già esisteva e sedeva a Costantinopoli. Il Basileus, appunto, bizantino, costantinopolitano, della parte orientale dell'impero romano, era l'unico detentore di quell'antica tradizione imperiale e che vedeva appunto nelle aquile di Roma i suoi fasti. Ora, questa situazione qua, appunto, dovete immaginarvi che a Costantinopoli, la corte costantinopolitana, vedeva tutto fuorché di buon occhio l'incoronazione appunto alla porpora imperiale di questo barbaro, di questo omaccione barbuto che tuttavia non sapeva neanche probabilmente firmarsi. Si tentò di mediare il tutto tramite l'organizzazione di un matrimonio. Infatti all'epoca a Costantinopoli sedeva una donna, Irene se non ricordo male, e però questa idea qua sfumò velocissimamente, perché nell'802 appunto salì Niceforo, un nuovo imperatore che varò un nuovo periodo all'insegna dell'intransigenza. L'imperatore sono io e tu sei solamente un impostore. Per quanto concerne invece il più piccolo, dovete immaginarvi che limitatamente chiaramente al nord Italia, perché comunque ampie porzioni del mezzogiorno, basti pensare all'intera Sicilia, nonché alla Calabria, alla Puglia e zone anche della Lucania, che erano fermamente rimaste sotto l'egida imperiale, ecco, nel nord Italia
sia durante la dominazione longobarda e soprattutto anche carolingia, permasero alcune sacche, mettiamola così, di dominio romeo che perdurarono addirittura alla stessa caduta dell'esarcato. Di cosa stiamo parlando? Beh, di quella fascia di territori litoranei che sostanzialmente abbracciavano quel vasto spettro che andava a nord da Grado fino a Chioggia e che praticamente corrisponde all'attuale provincia di Venezia. Località che tutto sommato a noi sono abbastanza familiari perché rappresentano appunto la punta di diamante del turismo balneare del Veneto. Bibione, Caorle, la stessa anche Sottomarina, ecco, erano tutte comunque località, la stessa Eraclea per dire, è una città antichissima che venne fondata nel primo quarto del VII secolo, quindi quando andrete a prendere la vostra tintarella ad Eraclea, pardon, ricordatevi che appunto state visitando una città antichissima, che erano sotto e che continuarono ad essere sotto il dominio costantinopolitano, bizantino, seppur in forme comunque abbastanza evidenti di indipendenza. Dovete immaginarvi che comunque la puntata odierna è molto ristretta cronologicamente. Andrò a trattare di un periodo che tutto sommato non abbraccia neanche un decennio, circa 8-9 anni, e soprattutto un altro periodo in cui c'è un proliferare di Giovanni, cioè praticamente all'epoca quasi tutti si chiamavano Giovanni. Allora, iniziamo questa narrazione, iniziamo la puntata odierna nell'802. Dovete immaginarvi che appunto nell'802 c'è un patriarca, un tal Giovanni, che primo tra tutti i patriarchi di grado, cosa fa? Rigetta la fedeltà nei confronti di Costantinopoli e inizia a dire apertamente che, guardate ragazzi, fioi, i carolingi non sono peste e corna, iniziamo a trattare con loro. All'epoca, tuttavia, un altro Giovanni, questa volta però abbiamo la fortuna di possedere un cognome, mettiamolo così, quindi Giovanni Garbaio assumeva all'epoca appunto l'autorità ducale, praticamente era l'antesignano, l'archetipo del doge, ecco, che era di orientamento filo costantinopolitano. Appunto Giovanni Garbaio, questa decisione qua del suo patriarca non andava bene. E quindi cosa succede? Incarica il figlio Maurizio di sbarazzarsene fisicamente. Maurizio quindi ammazza violentemente Giovanni e quindi a Malamocco, perché appunto è il periodo metamaucense di Venezia, quindi praticamente l'autorità ducale non era in centro storico vicino a Rialto, bensì lungo le isole del Lido, ecco, e appunto l'autorità ducale metamaucense pensava che così, ammazzato Giovanni, finisce tutto. Ebbene no, il successore di Giovanni, un tal Fortunato, cosa fa? Viene appunto nominato come successore alla cattedra patriarcale, filo, anche lui filo imperiale, cioè nel senso filo carolingio, probabilmente consapevole anche della fine del suo predecessore, senza dire niente a nessuno, prende la barchetta e va in terraferma, prende il cavallo e va a trattare direttamente con l'autorità ducale dei territori veneti, se non ricordo male, con lo stesso duca di Treviso, che gli concede e importate concessioni territoriali. Perché infatti dovete immaginare che all'epoca è una Venezia molto differente, è una Venezia chiaramente filo costantinopolitana, sebbene, come vedremo, questo filo appunto qua è più volte vicino allo spezzarsi completamente, ma soprattutto è una società che non aveva ancora iniziato a guadagnare la sua preeminenza sociale grazie alla mercatura. Tutti questi dogi qua, patriarca, doge, comunque anche i notabili, traevano sul possesso della terra la propria anche posizione sociale. E dovete immaginarvi che comunque il ducato dell'epoca era molto ristretto territorialmente. All'incirca corrispondeva all'attuale provincia di Venezia, ma molto più ristretta. Quindi alla fin fine andare anche a trattare con i carolingi poteva convenire da un punto di vista economico. Il trattato venutosi a instaurare tra Fortunato e appunto l'autorità carolingia diede ulteriore impulso allo schieramento filo carolingio e praticamente questi qua andavano a dire in giro a Venezia: ma ragazzi, non ci conviene più stare con Costantinopoli, perché non iniziamo, diciamo,
a trattare sempre più con i Carolingi, tant'è che nel biennio 803-804, appunto, questo schieramento, chiamiamoli così, fece di Treviso la sua base di operazione, la sua base operativa, perdona, e nell'804, appunto, i filo Carolingi arrivano a deporre Giovanni Galbaio con appunto il figlio Maurizio ed eleggono come successore all'autorità ducale un tal Obelerio. Chiaramente a Costantinopoli questa situazione qua sta iniziando a preoccupare, però Obelerio in maniera molto astuta per quietare un attimo le anime cosa fa? Decide di utilizzare l'antica usanza, appunto bizantina, di scegliersi una persona vicina, in questo caso il fratello Beato, come correggente. Appunto, quindi decide di utilizzare la correggenza. Quindi un attimo, questa mossa qui sembra placare un attimo gli animi. Invece nell'805 c'è appunto il colpo di scena. Obelerio, assieme al vescovo di Zara, in qualità di rappresentante di tutti gli abitanti della Dalmazia, cosa fa? Va a giurare fedeltà direttamente all'imperatore Carolingio, quindi all'imperatore del Sacro Romano Impero. Sostanzialmente Venezia passa, da un punto di vista della politica estera, a una direzione chiaramente filo Carolingia, quindi rigettando praticamente una plurisecolare legame di fedeltà verso Costantinopoli. Questa situazione qua chiaramente non viene accettata da Costantinopoli e l'allora imperatore Niceforo decide di agire e quindi di inviare, nonostante le difficoltà economiche e militari dell'epoca, una flotta comandata, pardon, dallo stesso da Niceta, che all'epoca era, oltre ad essere chiaramente un patrizio, se non ricordo male, il capo, diciamo, supremo, il comandante, ecco, supremo delle forze navali dell'impero bizantino. Ora, Niceta, appunto nell'806, ritorna in laguna, passa l'inverno e ritorna a Costantinopoli nell'807 dopo previe garanzie di fedeltà da parte di Obelerio e Beato. Praticamente Obelerio e Beato se la fanno sotto, no? Vedono questa flotta qua bizantina, questi dromoni imperiali, dicono: va bene, abbiamo sbagliato, pietà, pietà, pietà. Problema è che tuttavia nell'809-810, nel biennio appunto 809-810, questa politica altalenante del duo Belerio Beato registra un altro passaggio appunto di campo. Infatti, costoro cosa fanno? Chiedono diciamo l'intervento di Pipino, o meglio del successore quindi di Carlo, o meglio gli giurano fedeltà. Solo che questa volta il successore di Carlo cosa decide? Probabilmente anche in questo caso, memore di come era andata prima, dice: ragazzi, fioi, attenzione, ok, una cosa è la fedeltà, però facciamo a manie secondo la mia tradizione, vale dire io vi invado. La storia dell'invasione c'è tramandata da un altro Giovanni, il terzo di questa giornata, questa volta però un Giovanni diacono, da non confondere col ben più celebre Paolo Diacono, che era longobardo. Questo Giovanni qua è diacono, è venetico o veneziano, dir si voglia. Allora, cosa fa Giovanni Diacono? Ci appunto tramanda che Pipino a un certo punto se ne frega del contratto, meglio della fedeltà giurata nell'809, divide le sue forze in tre tronconi e invade praticamente la laguna. A nord prende Grado. Diciamo il fronte centrale invece passa per l'attuale Mestre e punta verso l'attuale sempre centro storico, mentre la forza meridionale investe Chioggia, quello che c'era chiaramente all'epoca, la distrugge per poi risalire piano piano, pezzo per pezzo, le tre isole appunto della laguna, che chiudono la laguna e la separano separano la laguna dal mare Adriatico. Qui la città, il centro lagunare, fu molto vicino ad essere conquistato dai Carolingi, tuttavia, sempre secondo la tradizione di Giovanni, nell'810, presso Albiola, quindi non lontano da Malamocco, i Venetici riescono a bloccare l'invasione e praticamente assestano un durissimo colpo alle forze carolingie. Tutto come succede che praticamente tra Costantinopoli
il Sacro Romano Impero Germanico, si arriva a un trattato di pace. Beato viene inviato come prigioniero a Zara e morirà nel 811, mentre Diobelerio si perdono le tracce, ritornerà nell'829 e questa volta tenterà anche questa volta il tutto per tutto. Praticamente raccoglie i suoi fideles, tutto ancora quello schieramento filo-carolingio che, nonostante le epurazioni, continuava ad esistere a Venezia, e appunto nell'829 ne prende tanti. Ma tante che voi non vi immaginate, viene decapitato. Viene decapitato e la sua testa viene portata a Monito, no? All'interno di tutta la Gronda Lagunare. Ritornando ai fatti dell'810, cosa possiamo dire? Beh, è interessante constatare questo. Al di là delle narrazioni, infatti Giovanni Diacono pecca molto di partigianeria. I coevi annali di parte franca sono sì da una parte molto più laconici, però tradiscono un'altra situazione, un'altra realtà. Secondo gli annali dei franchi non ci fu nessuna grande battaglia, Obelerio e Beato si sottomisero, arrivò praticamente la flotta appunto del già citato Paolo, di appunto Paolino di Cefalonia, duca di Cefalonia, che rimise un attimo in pace gli animi, e appunto il comandante della spedizione Carolingia e Paolino e Paolo, il pluripotenziario di Costantinopoli, arrivano ad un status quo. Ora, al di là appunto di queste discussioni qua, di queste narrazioni, è interessante constatare due aspetti. Punto primo, la città, o meglio la Gronda Lagunare, fu effettivamente vicina a passare uno schieramento filo carolingio, e se ciò fosse avvenuto, molto probabilmente la storia di Venezia non sarebbe stata quella che conosciamo adesso. Punto secondo, il successore di Obelerio e Beato, che era stato anche accettato da Costantinopoli, quindi sì, attenzione, indipendenti però fino a un certo punto, ecco appunto il cosiddetto agnello, partecipatio particiaco dir si voglia, decise un aspetto che anche in questo caso qui caratterizzò la storia nei secoli a venire, vale a dire trasportò, o meglio, cambiò sede del potere ducale da Malamocco alla più difendibile Rivo Alto, cioè Rialto. Praticamente lì nascono i germi della futura Venezia che conosciamo tuttora, quindi della Venezia che si divide in sei sestieri e che si sviluppa lungo il Canal Grande. È interessante appunto questa storia qui, storia che per il più è poco conosciuta, storia di una città che tutto sommato senza, ecco, scadere in aspetti, in partigianerie del caso, caratterizzò buona parte della storia di tutto il bacino mediterraneo centro-orientale, nonché di ampissime parti del nord Italia. Storia che mi permetto, e con ciò termino, purtroppo è poco conosciuta, vuoi per chiaramente mancanza delle fonti, ma vuoi soprattutto per lo scarso interesse che l'alto medioevo di Venezia, se non forse a Venezia, e la mia fortuna probabilmente in questo è l'aver studiato Venezia, appunto l'alto medioevo veneziano è poco conosciuto. Cioè, sì, nasce Venezia, c'è questa città che spunta come un fungo dopo un temporale, e a un certo punto decide di conquistare prima tutto il Mediterraneo orientale, poi pugnala anche la vecchia madre Costantinopoli, infine decide di invadersi il Veneto, tanto per. Ecco, invece, no, la storia è ben più, diciamo, incasinata, ben più, ecco, sanguinosa. E con ciò vi ringrazio appunto per l'attenzione riservata anche a questa puntata qui, e vi invito al prossimo appuntamento, sempre seguendo questo itinerario che si focalizzerà su altre tematiche che onestamente devo ancora immaginare, ma sempre dell'alto medioevo. Basta questo basso medioevo e vedremo, insomma. Ciao!